del presidente Mattarella, anche perché lo chiamano sì, in causa i 5 Stelle, che non lo hanno votato perché hanno insistito sul nome uscito dal loro sondaggio online, cioè l'ex Imposimato, e sul sito dei 5 Stelle uno dei componenti del direttorio, Alessandro Di Battista, lancia proprio un appello a Mattarella sulle riforme. Sentiamolo. Non ha avuto i nostri voti, però da oggi Mattarella è il presidente di tutti gli italiani. Ci aspettiamo che si comporti seguendo i doveri che caratterizzano la sua alta carica e quindi già ci aspettiamo che nelle prossime settimane non firmi l'Italicum, la legge elettorale che ha gli stessi identici vizi di incostituzionalità del Porcellum, una legge che lui stesso, Mattarella, quando era giudice della Corte Costituzionale, bocciò. Per quanto riguarda noi, siamo alle solite. La chiamano inconsistenza, noi la chiamiamo coerenza, ci dicono che stiamo all'angolo, noi la chiamiamo serietà, si chiama prova dei voti, non abbiamo mai tradito il mandato elettorale, non abbiamo tradito i 51.000 cittadini che hanno espresso una preferenza Imposimato. Ecco,